quindi buongiorno a Davide Giacalone. Buongiorno a voi tutti, buona domenica. Eccoci qua, buona domenica anche te Davide. Su tutti i quotidiani va da sé, insomma, è la notizia delle ultime ore, c'è il cambio ai vertici del gruppo Fiat, Chrysler, FCA, Ferrari, insomma ci sono stati degli avvicendamenti purtroppo anticipati, erano previsti per il prossimo anno, anticipati per le condizioni di salute di gravi, sembra, di Sergio Marchionne. Davide, non è solo, secondo me, vediamo se tu sei d'accordo, come dire, un cambio di un manager importante per il gruppo di Torino, ma la fine di una vera e propria epoca era, o dico cose sbagliate? No, dici cose giuste. Intanto nessuno sui giornali, diciamo così, formula gli auguri per la condizione in cui si trova oggi Sergio Marchionne, segno evidentemente che deve essere una situazione davvero molto molto grave. Noi comunque gli facciamo gli auguri che possa risolversi nel migliore dei modi. E la rottura c'è già stata. Marchionne è questo, al di là di tutto, è l'esempio di una rottura di successo fatta con coraggio. Quando lui prese la Fiat nel 2004 era sostanzialmente fallita. Era con i conti a pezzi, con produzione, ma l'ha cambiata, l'ha globalizzata, l'ha portata nell'alleanza negli Stati Uniti. In Italia molti lo hanno attaccato, si sono lamentati, porta fuori la Fiat, ma come la Fiat cui i contribuenti italiani hanno dato tanti soldi, che ha pagato il super bollo diesel quando non faceva macchine diesel, che è stata venduta all'Alfa Romeo. C'è una storia di aiuti dello Stato alla Fiat, cioè, e lui se ne va, ci restituisca i soldi. Era sbagliato sovvenzionare la Fiat, era sbagliato tenere in piedi un'azienda che non aveva più la capacità di crescere. Marchionne ha fatto bene, ha rotto con quel passato, ha guardato un mercato globale ed è riuscito ad essere protagonista con innovazione tecnologica, di stile, con grande sapienza finanziaria. È così che si fa. Lo so che sembra brutto dirlo, perché siamo abituati a pensare, no, che le aziende abbiano una specie di ruolo sociale, devono occuparsi di tutto. Non è così di tutti, non è così. Un manager responsabile nei confronti degli azionisti, dell'azienda, dei lavoratori. Quello che contano sono i risultati, e i risultati di Marchionne sono eccellenti. Quindi lascia un esempio, una traccia davvero profonda nella storia dell'economia italiana, e non solo italiana, anche globale. Non era immune dai suoi vezzi, il suo maglioncino girocollo rimarrà un'icona della sua presenza, non solo nelle aziende ma anche nei media, nella comunicazione, nell'immagine di cosa può fare la capacità coniugata con la determinazione. La stampa di Torino, FCA Manley al posto di Marchionne, il cane è stato un leader illuminato, e all'interno anche della stampa ci sono dei dati che non riguardano il caso Fiat, ma che riguardano invece la maturità, Davide. Sì, la maturità, i dati abbiamo i dati, diciamo, i risultati complessivi della maturità. Sentite, sono stati ammessi agli esami il 96% dei candidati. È stato promosso il 99,6%. Quindi c'è sempre questa mitica dell'esame di maturità, poi la sa più che viene fermata più gente al metal detector all'aeroporto rispetto a quelli che passano agli esami di maturità. Ma l'altra cosa che colpisce è che in Puglia ci sono 1.066,110 e lode, in Lombardia, per dire una regione popolosa, 419. Possiamo dirlo che questi ragazzi vengono presi in giro, cioè quelli del 110 e lode a manica larga, sono presi in giro. La scuola dovrebbe essere selettiva, dura, l'esame dovrebbe essere ricordato, ammesso che si debba ancora fare l'esame di maturità, dovrebbe ricordato come una prova difficile, una prova che viene passata al 99,6% dei candidati e con l'abbondanza di 110 e lode, guarda caso distribuita in maniera non casuale dal punto di vista regionale. È una presa in giro, e questa è una cosa dolorosa, perché è un guasto, un furto nella vita di questi ragazzi, che poi sarà molto difficile riuscire in qualche modo a risarcire. Ma Davide, perché secondo te hanno regalato questi voti, oppure ormai la soglia di aspettative di questi insegnanti è veramente molto bassa? Ci si accontenta che lo studente sappia poco?
meno te ne importa e più abbozzi da una parte, e dall'altra hanno imparato che i risultati degli allievi sono in qualche modo riflettono in qualche modo l'attività dei docenti, che è la ragione per la quale addirittura in non poche classi, ahimè, i docenti aiutano a falsificare le prove invalsi, cioè aiutano i ragazzi in modo tale da non fare. Tutto questo purtroppo finisce col macchiare l'attività di tantissimi, la stragrande maggioranza di docenti italiani che fanno il loro mestiere con il cuore e con la testa. Ma quando vedi 1.066 lode in Puglia e poco più di 400 nella Lombardia, 73 in Friuli, 343 nel Veneto, ti domandi ma possibile una cosa di questo tipo se non applicando diversi criteri di valutazione? È infatti impossibile. Davide, restando sui quotidiani, soprattutto nelle pagine interne ci sono dei dati che fanno riflettere sui reati che sono in calo e sull'allarme sicurezza. Che ne dici? I reati sono in calo e l'insicurezza cresce. Sono in calo nel 2017, che sono i dati che abbiamo, meno 8,7% rispetto al 2016. Le rapine, meno addirittura il 23,4% rispetto al 2014. Molti dei nostri ascoltatori a questo punto reagiscono, alcuni hanno anche la cortesia di scrivercelo e dire: non è vero, gli reati aumentano, solo che la gente non li denuncia più. Questa è la spiegazione di questi dati in diminuzione. Bene. Le rapine nelle abitazioni sono scese, e però ci può stare che io riceva i ladri in casa e non lo vado a raccontare ai carabinieri. Mi pare un po' immaginifico, ma ci può stare. Il problema è che sono diminuite le rapine in banca, negli uffici postali e negli esercizi commerciali. Ma voi credete che in banca il cassiere o al supermercato la cassiera svuoti la cassa e non va a raccontarlo a nessuno, cioè non fa la denuncia? Non ha senso. E invece sono in calo. Non sono in calo, ed è un elemento di insicurezza, i reati nella pubblica via, gli scippi, i furti, il mettere la mano in tasca, sta roba qua, non è assolutamente in calo, come non è in calo lo spaccio. Su una cosa di questo tipo, voglio dire, facendo funzionare bene le telecamere, uno non è che può controllare tutte le strade d'Italia con il carabiniere o col poliziotto, ma può dopo una denuncia, e quindi sollecitando la denuncia, ricostruire quello che è successo e arrestare il responsabile. Sarebbe una cosa che non costa neanche tantissimo, ma restituirebbe un po' di fiducia nei dati e anche nella sicurezza. Davide, per chiudere questa rassegna stampa, l'ultimo minuto e mezzo te lo regaliamo per il caso Trump e l'avvocato che registra. Beh, devo dire, questa è una storia fenomenale, perché in Italia noi siamo un po' in giro per il mondo, ma in Italia in modo particolare sappiamo che parlare al telefono è riservato quanto la telefonata che stiamo facendo noi in questo momento, cioè, diciamo, all'ascolto potrebbe esserci più di una persona, però uno pensa sempre che c'è l'intercettatore illegale, la procura che sta osservando e indagando. Non c'era mai venuto in mente che la telefonata potesse essere registrata dall'avvocato difensore e che poi la cosa finisca in mano agli inquirenti e sulla stampa, perché l'avvocato difensore di Trump registrava la telefonata nella quale sostanzialmente, adesso va quel che leggo, ma insomma detto in maniera volgare, il suo cliente, diciamo, ammette un reato e dice: paga la fanciulla. La fanciulla è un altro aspetto straordinario, diciamo, del modo di comunicazione, perché essa è denominata la modella di Playboy, cioè quella è una fanciulla che di mestiere, di identità, cosa fai tu nella vita? La modella di Playboy. Purtroppo sono lavori temporanei, diciamo, che durano abbastanza poco, però poi l'eco viene sfruttata e monetizzata nel tempo. Pare, a quel che sembra, che l'allora non ancora presidente degli Stati Uniti d'America avesse acceduto a questo genere di servizi resi, diciamo, dalla ex modella di Playboy. È un lavoro a tempo determinato anche quello, del resto sì, non esatto. C'è sicurezza neanche in America del posto fisso. No, assolutamente, poi più, quello è meno fisso di quello, è veramente impossibile da immaginare. Va bene, dai, grazie Davide, ci risentiamo domani mattina nella nostra rassegna stampa, buona domenica. Buongiorno, buona domenica e buona radio a tutti.